Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 22 gennaio e ieri ho fatto un po' di sciopero, diciamo così, e me la sono presa con comodo. Oggi invece la zuppa la facciamo e vediamo, ma non vi siete persi granché. In realtà quello che ci perderemo è forse Di Maio. Secondo i giornali di oggi praticamente tutti, forse Repubblica è quella che ha un punto di vista un po' diverso, Di Maio lascia il suo incarico. Repubblica titola lascia o raddoppia? Poi in realtà nei pezzi non si capisce dove ci sia il raddoppio. La cosa che sembra è che al posto di Di Maio come capo politico, ma diciamo di transizione fino al loro congresso di marzo, ci sarà Vito Crimi, perché è il più anziano, quindi il grande straordinario criterio è tipico dei partiti di Prima Repubblica, cioè chi è che arriva a sostituire Di Maio? Il più anziano, tipico, no? Dei processi, diciamo, da Kim Il-sung. Poi dopo dovrebbe essere invece capo delegazione Patuanelli, sarebbe dimissionario fino agli stati generali, tutti i commenti sui giornali sono straordinari commenti su una cosa di cui non si è certi. Il più ridicolo, secondo me, è quello di Franco che commenta una cosa che non sa e che è abbastanza divertente perché dice che questa cosa non sa se avviene, però nasce nelle stanze di Conte. Straordinario il commento. E per il fatto si tratta della mossa del cavallo. E vabbè, insomma, io direi di questa cosa parliamone nel giorno in cui avviene, cioè oggi, più tardi probabilmente, quindi ne riparleremo. La cosa fondamentale è che io vorrei subito aiutare i nostri amici che cercano di seguirci con la zuppa, che non è che uscito Di Maio abbiamo risolto il problema di questi incompetenti. Che andrebbe anche bene, ma di questi arrogantelli giovani ragazzi al governo, perché anzi, quelli che sostituiscono Di Maio rischiano di essere molto peggio e molto, se permettete, tra virgolette, più a sinistra di Di Maio, che anzi era il moderato, pensate un po' voi, all'interno della compagine del Movimento 5 Stelle. Pensate, l'idea del Movimento 5 Stelle è che Grillo vuole, ce lo spiega bene oggi sull'Huffington Post Pietro Salvatori, cosa ci spiega Grillo? Grillo che vuole sostanzialmente la vicinanza, il matrimonio tra i grillini e il PD. Complimenti, bella, bella interpretazione, diciamo, di quello che è il movimento politico. Meloni e Salvini, dice Aldo Cazzullo, rischiano di non essere così vicini perché il sistema proporzionale li allontana. Sallusti ha un altro punto di vista che lega le due cose, cioè lega la crisi del Movimento 5 Stelle con le elezioni in Emilia domenica e dice domenica salta tutto, perché se le elezioni il PD vince in realtà polverizza il Movimento 5 Stelle e quindi questa figura non sarà molto, questo governo sarà ancora più litigioso al suo interno. Se invece dovesse vincere il centrodestra, dice ci sarebbero fibrillazioni fortissime. Non lo so. C'è anche una piccola battuta che fa, diciamo, Sallusti contro il Presidente della Repubblica che ha interpretato male, il suo ruolo, secondo Sallusti. Il foglio? Beh, il foglio è fantastico. Il foglio oggi noi ci dobbiamo leggere e sorbire l'endorsement di Ferrara nei confronti di Bonaccini, che ha guidato benissimo l'Emilia-Romagna. Ma è straordinario! E in realtà. E poi non è come Guazzaloga, per carità, che era la nostra carne. E poi dice, e nonostante quello che dicono, com'è che li chiama i liberali per Salvini? Cioè a Ferrari gli rode molto di questi liberali per Salvini, che non so bene chi siano e non so perché. Io direi comunisti per i comunisti, per parlare su Ferrara. Beh, sull'Emilia poi io vi devo segnalare una cosa, beh, due cose fondamentali. La prima è sul Quotidiano Nazionale, c'è una roba che non so se leggerete molto sui giornali oggi e sulle riprese dei giornali oggi, così come diventano virali, chissà perché, non c'è la bestia di Salvini, le dichiarazioni degli attori di serie Z che dicono se arriva Salvini sarà un disastro per il paese. Io penso che l'idea che questo Mialovic, come si chiama? Mialovic, l'allenatore del Bologna, che è considerato un mito in quelle zone, dice io spero che vincano Salvini da Borgonzoni. Beh, insomma, mi sembra una di quelle cose che nel piccolo mondo sportivo, che non è così poi così piccolo, avrà una certa eco. Non so se oggi i siti lo riporteranno, Repubblica lo riporterà in apertura del sito, forse il giornale, boh, vedremo. Comunque noi la consideriamo, diciamo, per uno che non fa parte del Salvini e la Borgonzoni, come possiamo dire, un endorsement davvero coraggioso in un mondo emiliano in cui quelli che pensano bene non la pensano come Salvini. Tra l'altro, oggi leggo Leonora Cappelli, una giornalista di Repubblica, come trattano la Borgonzoni come
come considerano la Borgonzoni, se l'avesse fatto qualsiasi altro giornale e, come dicono loro, un maschietto, ci sarebbero state le denunce all'ordine dei giornalisti. Ci sarebbe Concita De Gregorio che avrebbe fatto una manifestazione. Ci sarebbero le sardine disgustate. Insomma, trattano la Borgonzoni, queste donne che odiano le donne, trattano la Borgonzoni come se fosse una minus habens. E le gaffe della Borgonzoni, l'incapacità della Borgonzoni e la Bernini, la Benini che intervista il papà della Borgonzoni. Cioè, nei confronti della Borgonzoni, siccome è una leghista, si può dire, fare di tutto, soprattutto dicendo che è una cretina. Questo è il sottotesto di tutte quante le critiche che le signore perbene, che si indignano, che fanno il MeToo, raccontano la Borgonzoni, la donna delle gaffe. È una roba insopportabile. Bonaccini non ha mai fatto una gaffe in vita sua. La Borgonzoni è la donna delle gaffe. E vi leggo il titolo di questa Cappelli: candidata imposta da Salvini. Toc toc! Si è candidata anche a Bologna, si è candidata anche contro Merola per fare il sindaco di Bologna e peraltro è andata benissimo a Bologna. Vi può piacere o non vi può piacere, ma l'idea che sia, e Bonaccini quando, da chi fu, come siamo, imposto, no? Perché gli uomini non sono imposti, le donne sono imposte, gli uomini quando diventano presidente della regione non sono imposte. Sono i ragionamenti che le femministe della minchia avrebbero fatto nei confronti di una candidata di sinistra, ma se la Borgonzoni è tutto possibile. Bene. E Davos è l'altra grande bella diciamo notizia di giornata, perché lì c'è lo scontro plastico tra Trump e Greta, e secondo voi il 99,9% dei giornali con chi sta? Ovviamente con Greta, che è brava, bella, intelligente, impegnata. Quello ha portato a un record dell'economia americana, al minimo della disoccupazione, a un paese che sta cercando, come possiamo dire, con il capitalismo di rinnovarsi, non con il gretinismo, e lui è una specie di minus habens, anche lui come se fosse, diciamo, una Borgonzoni qualsiasi, mentre Greta è straordinaria. Ma la cosa bellissima di Greta è che ieri, sapete che è riuscita a dire sta matta? Matta, cioè, voglio dire, c'è una percezione della realtà spostata. Possiamo dire questo: ha una percezione della realtà spostata. Perché ieri ha fatto una filippica contro i media, contro i giornali. Ha detto: i giornali non seguono troppo la questione del climate change, non facciamo che parlare d'altro. E in un solo modo: chi non è d'accordo con il climate change è un negazionista. E quella là va a Davos, invitata a 17 anni a Davos, e ci rompe i coglioni perché dice che i giornali non parlano a sufficienza del climate change. Sapete che facciamo? Chiudiamo i giornali, facciamo un manifesto con Greta, con la sua fotarella e con scritto il climate change, con i suoi insulti nei confronti di chiunque non la pensi come lei. Si può dubitare, si può ragionare, si può, come possiamo dire, confutare? No, perché lì non esiste Popper, non esiste falsificazionismo, c'è il dogma di Greta, e chi la mette in dubbio è un negazionista. Oggi Repubblica è straordinaria perché poi fa un altro passaggio ulteriore e quindi mette tutto insieme: la rivoluzione dei ragazzi, Greta da una parte e dall'altra, pensate un po' voi, il leader della Sardina, 32 anni. E se voi siete andati nelle piazze, come abbiamo fatto noi di Quarta Repubblica, ragazzi de che? Ma ragazzi, de che? Gli studenti, i ragazzi, a 32 anni, se sei un tuo studente, sei una pippa. Primo punto, 32 anni, studente, una pippa. Secondo punto, ma ragazzi, de che? Ci sono persone per strada? Sì. Ci sono persone in piazza? Sì. Sono tutti sti ragazzi? Ma che state dicendo? Ma è straordinaria questa retorica dei ragazzi. Ci sono degli organizzatori, ragazzi, giusto. Nel frattempo, cattivissimo Trump, devo dire, titolo azzeccato e divertente di Repubblica, che dice un'altra cosa che secondo me è sacrosanta: basta con questi profeti di sventura, facciamo qualcosa, ma con questi profeti di sventura ci siamo veramente rotti le balle. Devo dire che è straordinaria, sulla polemica Almirante Segre, il pezzo di Mattia Feltri, anche coraggioso, devo dire. Mattia Feltri non è certo è un giornalista classificabile né da una parte né dall'altra, non è un liberale per Salvini, come qualcuno considera il sottoscritto, ma non è neanche un liberale per Borgonzo, per
per Bonaccini come qualcun altro lo potrebbe accusare di essere. C'ha le sue idee come è normale per tutte le persone. E oggi ha un'idea completamente anticonformista sulla questione di Almirante Segre. Ha difeso la commissione Segre in tutti i modi, difende anche oggi la Segre che non vuole la cittadinanza onoraria a Verona, città il cui sindaco vuole intestare una via ad Almirante. Dice: fa bene la Segre dal suo punto di vista, ma attenzione alla sinistra, non riducete la destra a questo cliché, perché l'almirante di cui parlate voi e a cui non volete dare una via è l'almirante che nel 67 in una trasmissione televisiva rinnegò il suo antisemitismo, la sua razza, la sua lotta contro gli ebrei. È l'almirante che salvò una famiglia ebrea e si rivolse a lei quando dopo la liberazione lo volevano ammazzare. Non rinnega il suo passato, ma se ne pente. Insomma, io penso che questo sia il punto di vista giusto. Non filo Almirante, non filo Segre, cioè è un punto di vista, diciamo, razionale, esattamente l'opposto di quello che vedete sulla Repubblica e su tutti gli altri giornali, che ovviamente lo schiaffo ad Almirante lo vogliono dare decontestualizzandolo. Siccome io sono meno equilibrato di Feltri, del Feltrino, vi dico: allora scusatemi, è il fondatore del giornale, è il fondatore della Repubblica, non era un fascista? E Giorgio Bocca non era un fascista? Erano tutti fascisti, erano tutti che scrissero su questi giornali di merda contro la razza. Oggi però se lo dimenticano tutti, ma vale soltanto per Almirante. Di Maio ve l'ho detto, vi ho detto anche un pochino tutto, direi, questa roba di Almirante. Beh, insomma, la vera notizia tosta di oggi economica è che questo genio, questa fantastica commissaria europea per la concorrenza Vestager, secondo Repubblica, direbbe e avrebbe detto a Fincantieri che la fusione con i suoi omologhi cantieri Saint-Nazaire francesi, per i quali i francesi peraltro non vogliono neanche fondere, che proprio i francesi e i tedeschi hanno ricorso all'antitrust per non fare questa operazione. Beh, insomma, ha detto la commissaria che è quella fusione rischia di compromettere la concorrenza. Toc toc! Ma ti rendi conto dove va il mondo? Dove vanno gli americani, campioni asiatici? E noi, se un'azienda europea, italiana, sta cercando di diventare un po' più grande, gli diciamo che viola la concorrenza nella vendita delle navi, che tra l'altro sono da circa 1 miliardo l'una costano, e noi gli rompiamo le scatole perché aumentano un po' i prezzi. Intanto è tutto da vedere. E poi non vive nel mondo normale, o vive forse nel mondo dei tedeschi e francesi che questa fusione non la vogliono fare? Devo dire che anche nel passato agli stessi francesi e tedeschi fusioni di questo tipo non le ha fatte fare, quindi forse fa premio la sua follia e furia ideologica più che pragmatica. Vi do appuntamento, come sempre, al sito nicolaporro.it, perché i commenti sulla vita di Di Maio, politica ovviamente, la dovremo fare più tardi insieme. Ciao!